Signore e signori, diamo il benvenuto al sempre divertente Carlo Marino. Grazie, grazie, l'accoglienza. Accomodati, prego. Quando accomodarti? Perché? Il trono non... Il trono addirittura, vabbè, per favore. Vabbè, dai. mi siedo. Non vi scomodate, sudditi. Carlo Marino, signore e signori, ma mi chiedo una cosa, quanto gli abbiamo dato per fare questa sceneggiata? Mai troppo. Fa parte della tua storia del re di Bette Alta questa? Allora, un attimo solo che mi metto un po' in disabilie, un po' scomodo. Allora sì, in effetti è uno strano aneddoto che mi hanno dato un po' gli amici, un po' così, non ha una storia ben precisa. Però vabbè, mi sono prestato il re di Bette Alta. Mi calo nel personaggio, semplicemente forse perché sono l'ultimo cittadino di Chiaven e quindi di Bette. Assolutamente sì. Come stai comunque? Ti vedo in gran forma, a parte la pagliacciata d'ingresso. A parte quello, sì, sono in gran forma. Mi dispiace di non essere venuto alla prima tua puntata, ci tenevo però. Giusto, è vero, ricordiamo al pubblico, doveva essere il secondo ospite della prima puntata. Esatto. Mi dispiace, mi scuso con tutti. Non è un problema, non è un problema. Ho tantissimi impegni conducendo una doppia vita tra Milano e Chiavenna, mi devo dividere tra tutti, quindi scontento un po' tutti e basta. È vero, infatti tu mi parlavi appunto di questa tua doppia vita, Chiavenna, Milano, lavori a Milano, vivi a Chiavenna, insomma. Sì, un po'. Diciamo che lavoro a Milano, ho finito l'università a Milano e quindi lavoro giù, ho trovato lavoro, poi anche la fidanzata è di giù, quindi mi fermo diciamo molto più tempo giù e poi salgo ogni due weekend a rimpatriare i miei sudditi, a salutarli. A controllare i possedimenti. Certo, i miei terreni, i miei possedimenti. E quindi a Milano cos'è? Hai trovato più sbocchi rispetto che a Chiavenna? Praticamente ho trovato più possibilità di lavorare, quindi mi sono fermato giù. Poi diciamo che Milano la porto sempre nel cuore, perché avendo fatto gli anni migliori, diciamo quelli dell'università, insomma, i divertimenti non sono mai mancati. E quindi mi piace. Ovvero come te la giostravi a Milano? Guarda, io ho passato 3 anni in una, diciamo, una specie di collegio, di dormitorio, di preti che, detta così, sembra una cosa un poco divertente, invece mi sono sempre trovato bene, anche per fortuna grazie a uno dei miei migliori amici e il mio allora compagno di camera, Francesco Levi. Colgo l'occasione di salutare, spero che venga anche lui qua ospite una volta. Potremmo sentire anche la sua versione, così, quella di Carlo Marino e quella di Francesco Levi. Esatto, così potrà ribattere, visto che con questa intervista un po' lo metterò in difficoltà. Ovvero? E diciamo che mi sono divertito molto in quegli anni a fargli un po' degli scherzi, un po' dei dispettucci. Non so, se vuoi me ne vengono in mente qualcuno, posso raccontare. Raccontali pure, racconta qualcosa, fammi. Allora, magari uno vediamo. Ah sì, questo è bellissimo. Una volta, una mattina, lui si sveglia sempre molto di soprassalto, sempre in ritardo, no? E quindi io una mattina gli ho sostituito al posto del deodorante stick, gli ho messo il gel per i capelli. Sul deodorante. Quindi lui, ignaro del tutto, ha preso il gel dei capelli, se l'è cospato, è arrivato fino alla metropolitana, è corso indietro perché non riusciva a fare le braccia. Era un po' ingessato. Poi un altro scherzo, una volta, visto che comunque lui quando tornava in camera era distrutto, si buttava sempre sul letto. Oltre a togliere le doghe dal letto, no. Ho infilato anche una bella mensola dell'armadio nel cuscino. Quando lui si è buttato all'indietro, si è sentito un sonoro sdong. Era molto ironico. Direi di sì, ma soprattutto perché lui come bersaglio? Diciamo così, ma perché uno è un mio amico, quindi nel senso, non se la prendeva. E soprattutto anche perché è molto imprevedibile come reazioni, quindi basta un poco e lui subito salta su, così, però alla fine è una buona persona, quindi
era semplicemente per divertimento, che non me ne voglio. Quindi è sempre così, quei più buoni ci si diverte sempre di più. Esatto, esatto. Si martella finché si può. Finché si può. No, mi avrà già perdonato, spero. Speriamo, dai. Speriamo, speriamo. Ok, torniamo tra poco con Carlo Marino. Ok, siamo ancora qua con Carlo Marino. Mi dicevi fuori onda di questo scherzo che non mi hai raccontato prima, ma che vorresti dire? Perché... Sì, questo in effetti non mi è venuto in mente prima, è stato fantastico perché ho creato proprio tutta una struttura, sempre con le doghe del letto tra le altre cose, in alto sopra l'armadio, e poi ho messo un catino d'acqua sopra la porta, in modo che lui quando è entrato, diciamo, gli è piovuto addosso tutta l'acqua di lui, sul trolley e sullo zaino, completamente lavato. Anche quello, era lunedì mattina, quindi... un buon modo per iniziare la giornata e la settimana. Ovviamente. E anche lì non ti ha ancora ucciso dopo questo. No, non mi ha ancora ucciso, quindi mi ritengo fortunato. Una persona magnanima proprio. Ascolta, poi so che tu ogni tanto ti davi anche al rally, quando avevi una vecchia 500. Purtroppo quando ce l'avevo, visto che ormai è andata demolita, mi divertivo, diciamo, andare a fare un po' il pazzo con questa 500. Ma che... è andata demolita o l'hai demolita tu? No, è andata demolita. È andata demolita. Mamma, andata. Non ti preoccupare, è andata. Tranquillizziamo a casa. Aveva 15 anni, aveva le sospensioni ormai mezze andate, era molto rigida, quindi si prestava anche a andare su fuori strada, in derrapate. Una volta addirittura in compagnia del copilota Marabelli, il tuo inviato. Il nostro Marabelli? Il lui? Nostro Marabelli. Abbiamo fatto una scampagnata tra i pollai di Tremenda. Siamo passati proprio in mezzo ai pollai, poi ho deciso di scavalcare una duna, solo che la macchina si è proprio picchiata sul fosso. Che giravano, e solo che non ci siamo accorti che c'era un contadino con la pubblica che non ci guardava molto bene, quindi ho messo la retro e ce ne siamo andati. Poi un'altra volta un sorpasso in mezzo a una rotonda su una tigra, che quello è stata proprio la chicca. Sfido chiunque a guidarla meglio quella 500. Bello, faceva quasi come quei videogiochi che vedo di. Secondo me mi hanno rovinato, i videogiochi mi rovinano, è l'adrenalina che mi trasmettono e quindi io la devo ributtare nella realtà. Tra l'altro, su questo fatto dell'adrenalina e dei videogiochi io devo chiederti scusa perché sono veramente un idiota, non so come altro potrei definirmi. Per cosa? Perché lo sai benissimo, ti ho rovinato l'esistenza per colpa dei videogiochi. Sì, sì, ragione, perché spieghiamo l'antefatto. Io rovino la mia stessa vita giocando a Football Manager da anni e anni ormai. E ho deciso una bella sera di parlartene così entusiasticamente che ho rovinato anche la tua vita. Eh sì, purtroppo mi hai condizionato, io come videogioco non lo conoscevo, ho iniziato a giocarci, mi hai preso il trip, tra altre cose mi hai detto no, prendi una squadra poco blasonata, falla partire dal basso, poi falla sì, salire. È così. Tu parti con una piccola squadra, perché è un gioco di simulazione manageriale di calcio. Quindi parti con la grande squadra, sei subito vincente, vinci tutto, porti soldi, nuovi giocatori. Certo. Parti da una squadretta sconosciuta, mai vista da nessuno, e la porti in Serie A a vincere coppe, campionati. A scapito della vita reale. A scapito della vita reale, assolutamente. Infatti guardate i risultati e guardate l'allievo che si troverà maestro. Ma poi mi sto impegnando. E quindi che carriera hai fatto? Cosa stai facendo? Ho scelto il Monza, visto che comunque abito a Monza, potevo non scegliere il Monza. Patriottico. Partendo dalla C1 sono salito, Serie B, Serie A, quindi sta procedendo, diciamo. Salvo qualche piccolo inceppo, sono arrivato a vincere anche la Coppa Italia. Ah, però! E tra altre cose, cioè, qua non so se si sa, però ho incontrato uno dei miei giocatori simulati. Ah sì? Sì, e sai dove? No. A Morbegno, chi giocava? A Morbegno, cioè non lo so, tra l'altro cose uno, cioè, non per essere razzista, uno di colore, a Morbegno, viene da Monza, sì, del senegalese forse, che giocava contro la Charlton United. Ah, la squadra della la nostra. Esatto, cioè forse perché io lo tenevo in panchina, è andato a finire lì, un po' una mezz'ora. Quindi nella tua vita immaginaria hai rovinato la vita reale a un giocatore. Esatto, sono riuscito a fare l'impossibile, in sostanza. Non ho parole, signori. Non ha più una vita sociale, rischia il posto di lavoro, passa le giornate, le nottate, non dormirà più a giocare a Football Manager. Lo dico perché mi conosco, perché so che fai questa vita.
Sì, forse ti ho mandato anche una foto alle 2 di notte. Sì, sì, a orari improponibili mi giravi queste foto delle tue partite, un Monza-Milan, non ne ho idea. 1-0, spettacolare. La ragazza se n'è andata incazzata, però sarebbe Monza ha vinto. Sarebbe il minimo. Ok, grazie di essere stato con noi, grazie, Carlo. Grazie a te per l'invito. Alla prossima. Saluti. Porta via il tuo paradiso. Alla prossima, Carlo Marino, signore.